I podcast di LCN Sport. Giorno di test per la Calciolecco 1912 che alle ore 17 odierne tornerà sul campo di casa, quello del Riga Monticeppi, per sfidare il Verbano. Verbano che rappresenta una delle candidate al salto di categoria, ambiziosa formazione che è allenata da mister Andrea Ardito e ha fatto un mercato importante pescando anche dalla Serie C ma soprattutto dalla Serie D. Quindi quella varesina rimane veramente una delle compagini più interessanti tra quelle che disputeranno il prossimo campionato di eccellenza lombarda. Sarà un test match importante per mister Alessio Tacchinardi, che dovrà dare seguito a quelli che sono stati i test tattici svolti nel corso delle ultime settimane. Nelle ultime uscite si è visto il 4-2-3-1, soluzione che ha permesso a Carlo Ilari di stare più vicino alla porta, crearsi anche delle buone occasioni da gol senza poi comunque trovare la via della rete, una delle sue caratteristiche migliori, come dimostrano i numeri importanti collezionati tra Teramo e Cesena, che sono state le sue ultime due esperienze. In entrambi i casi si è dimostrato particolarmente prolifico, 4 le reti siglate in maglia bianconera nel corso dell'ultima stagione. Vedremo se Tacchinardi proseguirà su questa linea, visto che là davanti non si è fatto praticamente nulla, dato che Pinzauti oggi come oggi rimane l'unica scelta nel ruolo di 9 ed è affiancato da Buso, da Scapuzzi e via dicendo, comunque tutti i giocatori che sicuramente non rivestono per caratteristiche naturali i panni del centravanti. L'alternativa si sa è quella del 3-5-2, che è stata la base di partenza lungo adottata in questo precampionato ed è stata anche dichiaratamente la base di partenza dello stesso Tacchinardi. Poi vuoi per un po' di cambiamenti fatti in mezzo al campo, dove qualche pedina è stata spostata anzitempo, vuoi per l'appunto per la mancanza di grandi alternative là davanti, al quale va sommato l'infortunio occorso a Mattia Tordini nel primo giorno di raduno, sicuramente si è dovuto cambiare qualcosa dal punto di vista del piano tattico. Sarà interessante anche capire ciò che farà mister Alessio Tacchinardi per quanto riguarda la gestione dei portieri, dove Belgrati, così dice la logica, dovrebbe essere indiziato per iniziare la gara odierna. Poi Burigana sicuramente potrebbe avere la possibilità di scendere in campo come dodicesimo magari per tutto il corso della ripresa. Non sono stati poi svelati particolari altri piani da parte della società bluceleste, che proprio nella giornata di ieri ha ufficializzato l'arrivo del classe 2001 dal Padova. Tutto confermato, titolo definitivo dai biancoscudati e Burigana, che quindi è ufficialmente un giocatore bluceleste ed è a disposizione per quelli che sono gli appuntamenti informali, lo sarà evidentemente anche per quelli che saranno gli impegni che partiranno dal prossimo 4 settembre con la prima giornata di campionato, che ancora ovviamente deve essere fissata, delineata, così come tutto il calendario della stagione 2022-2023, Coppa compresa. Abbiamo parlato di attacco, abbiamo un po' sfiorato l'argomento calciomercato, il nome nuovo, quello emerso nella giornata di ieri secondo i colleghi della stampa nazionale, quello dell'attaccante dell'Ascoli in uscita dai marchigiani, Andrea De Paoli. Non particolarmente soddisfacente la sua prima stagione in Serie B, 15 presenze senza andare in rete, sicuramente meglio nel campionato precedente, dove si era affermato con la maglia del Monopoli con buoni numeri e un buon rendimento sotto porta. Sulla lista c'è finito anche un 9 vero e proprio, quello che è vestito da Cristian Bunino, attaccante della Pro Vercelli, che al secondo anno dei due di contratto che ha con le bianche casacche, ex Juventus, ex Monopoli, dove si è messo in luce proprio prima di percorrere la penisola in verticale e ritornare nel suo Piemonte, lui che è di Pinerolo ma è anche in potenziale uscita rispetto a quelle che sono le necessità della squadra vercellese. Da quelle parti milita anche Alessio Nepi, anche lui con un possibile spostamento di mercato che potrebbe divenire realtà nel corso degli ultimi 10 giorni di trattative. Quindi Lecco Illizza ha anche il suo killer, quello che decise il match con un rigore contestatissimo proprio all'alba della stagione 2021-2022. Come abbiamo sostenuto nel corso di questi giorni, però, è difficile pensare che ci possa essere una fiammata improvvisa anche per quanto riguarda il discorso attaccante. È facile pensare che si andrà poi verso le ultime ore, gli ultimi giorni comunque di calciomercato, quindi
a partire dalla fine della settimana in entrata, poi quelli che saranno i primi giorni della settimana seguente, quindi 29, 30 e 31 agosto, per poi chiudere definitivamente la, come di solito, lunghissima pagina dedicata al calcio mercato estivo.